Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. E voilà, nuova settimana, nuovo posto. L'ingresso, come vedete, è bello ampio. Dove siamo? Siamo a Rho, siamo alla MTM, ma in questo caso andremo a vedere, oltre alla MTM, che magari la vedremo un'altra volta, andremo a vedere la palazzina che è stata liberata e che conteneva il centro sociale Baraonda. Andiamo a vedere cosa succede nel centro sociale che è stato sgomberato. Via. Vi facciamo vedere un particolare insolito, ma che avevamo già visto per chi ci segue all'hotel Ripamonti. Quello è un tubo dell'antincendio che veniva usato per scendere rapidamente in caso di emergenza dall'alto. Abbiamo i funamboli in questo luogo, ma ne avremo di cose da farvi vedere. L'ambiente, come vedete, è quello di un misto tra una discarica, chiaramente molte parti sono occupate, una è stata sgomberata, che è questa qui dove c'era il centro sociale, dove vi portiamo a vedere alcune cose particolari. Ecco qua, ci sono già gli scalini preparati per scendere in comodità. Qui ci va anche di lusso. Sì, oggi abbiamo anche gli scalini per scendere, quindi sì, Dio. Bisogna sempre scendere con calma. Pezzo del cancello che è stato abbattuto per poter entrare. Passiamo in mezzo alla foresta. Come vedete è tutto decorato, dipinto. La prima bicicletta, proprio come biglietto da visita. La prima bicicletta, come dice... Come biglietto da visita abbiamo la classica bicicletta. Sì, c'è anche la catenella davanti, guarda. E non si è mai che la rubino. Sì, e non si è mai che la rubano. E qua c'è un po' di adesivi del centro sociale che c'era qua dentro. Le biciclette non finiscono, però finiscono ancora qua. Questa è una bicicletta da bimbo. Sì. E questo qui, se non sbaglio, è un attrezzo della palestra. La palestra, sì, sì. Però si trattavano bene qui, eh. Ma c'era la palestra quindi qua dentro? Molto probabilmente. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Reti, gessi, di ogni tipo. Questo è l'ingresso. Sì. Una domanda che faccio io spesso è: ma è possibile che quando si fanno gli sgomberi anche si lasci tutta la fogna che c'era dentro e non la si porti via? Guardate qui. Sì, sì, mondo. Abbiamo la sedia che ormai è diventata un'amica di ogni luogo dove andiamo. È il mitico carrello immancabile, è quello lì. Sì. Vai piano col carrello però, perché Paolo ci deve seguire. Paolo, abbiamo anche i carrelli anche qui. Beh, insomma, qui non potevano mancare. Ma quella è la porta, sì. No? Ma è stramba, eh? Sì, sì. Stramba forte. Talmente stramba che ci potrebbe essere qualcosa dentro, eh? Attenzione al bidone, attenzione al bidone. Fatta apposta sta roba, eh. È fatta apposta. Questa è un allarme. Sai tu? Sì, sì. Che questi sono allarmini. Questa è la centrale termica. Vabbè, diciamo che rispetto ad altri posti in cui siamo stati, puzza un po' meno, per ora, eh. Però qui è tutto aperto. Guarda il murales qui. Bello, bello. Particolare, artistico, un po' guerrigliero. Qua ci dovrebbe essere la cucina. Infatti vedete che ci sono ancora su un po' di prodotti e tanta birra. Che birra bevono anche qui? Peroni e Ichnusa. Quindi nelle proprietà occupate continua questa tradizione della Peroni, della Moretti e della Ichnusa.
Stava su tranquillo che tiene. È sfondata totalmente? No, solamente questa. Di sopra sono delle porte che fanno da scala. Siamo a Rho, nell'ex centro sociale, stiamo andando a vedere come si presenta uno sgombero di un centro sociale, quello che è rimasto, come vedete tutti gli adesivi, e le scale sono distrutte, ma hanno ben pensato di creare queste pedane con le porte. Vi posso dire che sono salito su anch'io, per cui tengo. Comunque, come sempre vi ripeto, non imitateci perché non assumiamo la responsabilità, se poi venite e fate cavolate vi fate del male. Tra l'altro qui c'è anche l'ascensore, chiaramente bloccato. Qui hanno tirato giù alcune pareti, ma noi siamo qui per vedere come era fatto questo centro sociale. Ecco, qua vediamo che ci sono tantissimi manifesti delle varie attività, appunto, di chi era qua dentro. Anche stanno precari. Questa ci sembra che sia un'altra cucina perché ci sono dei mobili. Tra l'altro c'è un bellissimo tavolino da calcetto qua. Eccoci, siamo solamente al primo piano e già qua troviamo il mondo, a partire da televisori, computer, tastiere, stampanti, il piano bar, anche in ottimo stato, qua dietro, tutte le porte che sono state smontate. C'è anche il televisore al parco in giro, no? Quello mi sa di no, purtroppo. Ma c'era una sala proiezione, una sala musica qui? Credo di sì, credo di sì. Magari è sopra, sì. Ok. Vabbè. Questa era una porta di un ascensore, come vedete è bloccata fortunatamente. Qui ci sono le ultime iniziative, questo è l'indirizzo di dove ci troviamo, SOS Fornaci Rho, via Moscova, e questi sono tutti gli adesivi Rho, antifascista, sciopero precario, fuori fascisti dal mio quartiere, sono sempre le solite cose che ritroviamo in tutti i centri sociali. Paolo Busconi, siamo al secondo piano. È un'emozione più unica che rara questa volta. È la prima volta che sto nel palco di un centro sociale sopra il palco e non c'è contestazione. Quindi, questo era il palco. Poco stabile però, molto scassato. Abbiamo sempre i bagni negli angoli. Diciamo che si vede che è un ambiente molto vissuto da tutto quello che c'è intorno di disegni, dei manifesti. Abbiamo trovato anche una locandina che dopo facciamo vedere, che parlava proprio dei 12 anni di occupazione di questo posto. Paolo, è stato occupato 12 anni, forse anche di più. Questo che vi facciamo vedere adesso, fianco alla sala concerti, chiaramente tutto abusivo, tutto illegale, occupato, era il bar. Quindi guardate che cucina professionale, sì, sì. Con tanti fuochi,
poi l'attrezzatura che serve per miscelare, figuritemi. Insomma, direi che non mancava niente. Quasi una discoteca, però così. Questo per esempio è uno stereo. Sì. È quel che rimane di uno stereo. Siamo al terzo piano e vediamo che ogni piano c'è una cucina, c'è un frigorifero e cucinavano a non finire questi occupanti. Ho un pernotto, il bagno che è stato completamente demolito e stiamo cercando di capire come mai le pareti siano in queste condizioni, come mai la struttura sia stata parzialmente demolita. Qua con gli spray si sono divertiti in modo molto comico e niente, e ce ne aspettano ancora delle belle. Ed eccoci nella mansarda del ex centro sociale. Qui possiamo vedere subito un buco nel muro fatto a martellate, sicuramente per osservare da fuori, fare da vedetta. Qua il classico quadro elettrico completamente smontato. E da qua abbiamo una fantastica panoramica della ex fabbrica MTM di Rho, che anch'essa è completamente lasciata all'abbandono. Qui Paolo, dietro di te c'è una scritta ACAB che ci sta a indicare che anche tutto questo che vediamo in questo momento, vediamo un'anticipazione dei prossimi posti. Ecco, questa è la vista panoramica dall'ultimo piano dell'ex centro sociale Barraonda. In realtà siamo nel sottotetto e lì riconosciamo uno scorcio di panorama milanese, la fiera di Rho con le sue torri, questo immenso complesso qui davanti che poi arriveremo a visitare prossimamente, sempre che non venga messo in sicurezza prima, chiaramente. Siamo al quarto piano, sempre dell'ex centro sociale Barraonda di Rho, e guardate qui cosa abbiamo trovato, un tipo tavolo dove si lavorava sui computer, dei pattini da rollerblade, un televisore. Devo dire è un posto molto bello come costruzione, adesso è colciata malissimo, però ampio, con tanti bagni, tanti spazi. Devo dire che questo posto riqualificato potrebbe fare al caso per tante situazioni che noi conosciamo, a partire dai senza tetto agli spazi, insomma, per le varie attività sociali che invece mancano. Qui c'era un centro sociale, è stato sgomberato perché occupante abusivo ed è rimasto questo. Come diceva prima Hermes, la cosa che ci fa pensare è come è stato demolito il tutto.
Sicuramente questa deve essere accaduto dopo che sono stati sgomberati. Non vediamo una mano non professionale a fare sto lavoro. È un lavoro anche pesante, le rotture sono grandi anche gli spazi. Vabbè, proseguiamo a farvi vedere un po' di cose. Qua c'è anche un balcone che Paolo fa una bella panoramica. Se ci affacciamo fuori possiamo far vedere un sacco di cose. Anche il palazzo a fianco è occupato, ve lo faremo vedere un'altra volta, è la MTM. Adesso stiamo facendo in particolare questa, poi faremo anche le altre. Percorrendo le scale, come vedete, alcune molto pericolose come quelle che avete visto prima e vedrete dopo, abbiamo trovato anche le fiche, perché siete che qui si giocava a qualche gioco con le fiche, sono sparse anche quelle un po' dappertutto, insomma, porca miseria, ma è possibile sgomberare un palazzo e lasciarlo in queste condizioni, non pulirlo, non metterci una chiusura, una messa in sicurezza seria? Cioè vengono lasciate sempre le cose così, guardate poi il palazzo, l'impianto a fianco, l'altra industria a fianco, uguale. Insomma, che vi dobbiamo dire? Questo è quello che ci troviamo a vedere da oltre 5 anni. Allora, cercavamo notizie senza cercare su internet, volevamo vedere se c'era qualcosa qua. Abbiamo trovato un loro manifestino, volantino, con scritto fornace sotto sgombero. La fornace è sgomberata dall'amministrazione del PT, peggior destra, dicono loro, scritto qui, speculatori ed affaristi, fiera Expo 2015. Quindi tendenzialmente penso che sia stata sgomberata nel 2015. Non ho guardato, sinceramente non mi sono informato sui centri sociali, ma questo è quello che si vede da qua. Manifesti attaccati dappertutto. Graffiti, murales, anche discreti, di discreta fattura, niente da dire. Abbiamo appena fatto questa scala, come avete visto era stata demolita, ma qualcuno si è attrezzato con una scala, una transenna e altri mezzi di fortuna per poter rendere il passaggio possibile. E qui proseguiamo, anche qui è tutta sfasciata, è rimasta solo l'armatura delle scale e, come dico sempre a tutti i nostri amici che ci seguono, queste sono situazioni un po' pericolose perché si rischia di cadere. La cosa migliore è sempre passare su questa armatura lato muro per evitare di sprofondare giù, poi sempre testare prima le cose, perché può sempre succedere qualcosa che c'è anche il muro. Va bene, siamo in uscita. E come vedete siamo in autunno, è calato il sole, comincia a essere luglio. Se vedete qualcosa, grazie a Paolo Rusconi per il faretto. E questo è il pian terreno, sono gli ingressi, dove c'è quel bel coccodrillo di fuoco, sembra. E stiamo uscendo dalla fornace, dalla ex fornace di Rock, quello che rimane. Ed eccoci dal cielo del centro sociale, ex centro sociale Fornace di Rho, con questa panoramica di desolazione e distruzione qui tutto intorno, tutte queste fabbriche abbandonate. C'è stata la crisi economica, ma sono troppi anni che sono abbandonate tutte queste strutture. Insieme ad Hermes, che ci sta accompagnando in tutti questi ultimi sopralluoghi che avete visto dall'inizio della stagione, Paolo Rusconi dietro la camera, vi salutiamo, ci vediamo la prossima settimana. Seguiteci e fateci sapere cosa ne pensate, insomma, di quello che vedete, che la vostra opinione ci interessa molto. Alla prossima, alla non prossima. Molliamo mai, City Report. City Report!